Ma buon dì a tutti amici di Doppia Frizione, siamo tornati in questo nuovo Doppia Frizione React e volevo informarvi che il format Doppia Frizione News non uscirà più, però il Doppia Frizione Reaction lo tengo perché mi piace farlo e non mi costa neanche tanto, quindi a posto. Io direi che possiamo iniziare dopo questa breve intro, abbiamo le nostre cuffiette, possiamo iniziare. Partiamo subito. Rally sulla neve, mi sembra Mick. Rally di Svezia già. Magari ho Shakedown. No, no. Qui niente che sono sbloccati. Ok. Non si è visto niente, si è sentito solo un grande botto. Madonna, è un Mitsubishi, è andato drittissimo proprio contro un muro. No, è un albero. Madonna, ha fatto una bella botta, eh. No, mio Dio, no! Torna su, dai, potenza del Subaru! Niente, contro la neve è impossibile. Ok, BMW. Oh, fuori. Oh, quasi cappottone. Si è impiantato giù. Madonna, questo Citroen non lo vedevo da anni. Comunque, si è innevato, BMW, sempre lì, innevato. Ovviamente trazione posteriore. Mamma mia, questo qui è arrivato potente! Questo qui è arrivato proprio deciso, non gli fregava niente. Cappottato, vabbè. A me che continua a scivolare. Oh, dolore! Ok, anche. È un Volvo. Sembra un Volvo. Probabilmente ha preso il cordolo. Madonna, che rimbalzini che gli dà. Che cosa cazzo è? Uno spazzane. Ah, no, è una macchina che cappottava. Madonna, mi sembra un'onda a me. Ok, oh mio Dio, che. Oh mio Dio. Ok. La macchina che ha montato, non si è visto niente. BMW. Ok, oh mio. Quella lì potrebbe essere anche la mia videocamera. Non è lì. No, dai, un'amica che gira nel rally, no, ti prego. No, tutto tranne le micro. Ti prego. Oh, Crio. Minchia. Mi sembra bello che c'era questo Crio comunque, eh. E comunque mi. Oh no, dai! No. Cos'è successo? Cos'è successo? È andato su due ruote! Ok. Oh, niente, ha fatto il rimbalzino e poi la macchina è andata. Ok, Saxo. Drittissimo, Oh, vabbè, bravo, ti può ancora starci, dai. Lo lasciamo lì, poi lo fanno riprendere gli altri. Mamma mia quanto ghiaccio! Porco cane quanto ghiaccio! Ok, ho percorso. Albero. Immaginavo. Una Skoda stradale, una Fabia stradale. Questi sono i tipici nordici che non gliene fanno. Cioè, prendono le macchine dallo sfasciacarrozze e vanno a fare rally. Ah. Portiera un po'. Ah, Skoda, un altro. Oh, cappottone. Mamma mia. Sempre quella curva. Ci sarà un sacco di Suzuki Swift contro un albero. Madonna, un'altra Skoda. Tutto lì. La curva maledetta di oggi. Ok, non so che auto sia, sinceramente. Dovrebbe essere una Citroen. Oh mio Dio, Mitsubishi. Che povero albero. Cioè, ah, oh, questo qui però se ne va. Oh, Leon. Oh, non ho visto proprio il cofano che si piegava. Ok, Hyundai 20. Probabilmente erano dei test. Si è finito nella boscaglia. Madonna, sto Subaru ha fatto. Già tanto che non si era trovato in mezzo ai pini. E niente, un'altra curva maledetta. Sempre Lancer che. Lancer, Subaru. Oddio, investe. Oddio, investe. Oddio, investe. Oddio, investe. Madonna, sono andato per un pelo. È rimasto così. Ah, Madonna, è arrivato proprio campato questo. Ok, SM. Cioè, qui ho. Oh mio Dio, questo qui ha perso il controllo così. Pericolosissimo. Ok, ritorniamo in circuiti. Oh, ok. No, si sono toccati, uno ha perso il controllo. Davvero ci sono ancora le RX7 che girano.
Non credevo che fossero Rexotto contro il muro. Vabbè, potrebbe ancora ritornare in pista. E invece con me scivolano un botto. Ok, GT86 Race. Mamma mia, aquaplaning. Oh! Mamma mia. Questo è stato brutto. Non è che c'era la barriera. Ok, monoposto di nuovo. Ah, gli ha fatto la manovra. L'ha buttato fuori. La toccatina. Va bene. Succede. Dragster. Oh, era dopo che non vedevo un incidente di Dragster. Esplosione del motore per Dragster numero blu. Oh. Boom. E voglio immaginare cosa succede quando esplode un motore dentro a quell'abitacolo. Dovrebbe essere una botta incredibile. Altro Dragster. Oh, perde il controllo. Questa qui è una botta incredibile. Controllato il muro. Ok, motocross. Ok. Oh, madonna. E gli ha voluto fare un archeio in moto, così, va bene. Ok, sempre queste moto sul ghiaccio che... per me non ha molto senso. Niente, la moto fantasma va a vincere, attenzione. E lei. Muro, via. Vabbè, si è appoggiata. Ok, attenzione. Muro. Madonna, questo qui è all'esterno. Madonna, quanto cazzo tira. Mamma mia. Comunque si rialza tranquillamente. NASCAR, attenzione. Che passaggio in mezzo. Vediamo. Mamma mia. È una bella botta, perché il cofano si è praticamente piegato in due. Numero 33. Dove che siamo? Talladega. Tre macchine contro il muro. Attenzione alle macchine che sopraggiungono. Ok, va bene. Attenzione. Ha preso il volo. Quando vanno sull'erba non è mai una buona cosa, perché sono così tanto basse che possono prendere il volo quando vogliono queste macchine. Mamma mia, questo qui gli ha dato il giro e poi ha preso il volo. Che se iniziava a rotolare qui era... ha preso anche fuoco qua dietro. Mamma mia, per farvi capire la botta che prendono. Questi qui girano ai 320 all'ora per un'ora e mezza. Può anche succedere. Ok. Madonna. Madonna, per farvi capire la resistenza di queste macchine. Quanti roll bar hanno. Incredibile. Basta. Madonna, perdere il controllo in curva così, infatti ti fa tutte quelle dietro a schivare. Mamma mia, ce ne saranno tipo 6 coinvolte. Vada. Sono tipo lì. Poi ha dato un po' il giro. Lui è andato sotto la curva a prendere l'angolo. E le ruote non hanno più dovuto aderenze. E lui è andato a finire contro le altre persone. Guarda che roba. Mamma mia. Deve essere veramente... madonna. Lui si è rimasto incastrato tra due macchine. Ok, Daytona qui. Ok, attenzione. 3-4 macchine, 5 macchine sono state toccate. Madonna. Non ci sono state tante conseguenze, però la paura ovviamente c'è. Ok, Micro Machine che cappottano, vediamo. Vediamo se ce n'è. Contro le recensioni. Non si è visto bene. Minchia, il polo che si muove. Madonna, è il riflettore più che altro. Attenzione. Ok. Si toccano. Ruote scoperte, mamma mia. Ok, abbiamo finito anche questo video reaction. È stato molto interessante vedere qualche incidente del Dragster, perché era veramente da un po' che non cadeva nessuno. Magari stava passando
come nella Formula 1, nel rally, che più o meno c'è una pausa di 1 o 2 mesi e quindi poi riprendono tutto, magari anche in America fanno così. E io direi che questo episodio è finito. Abbiamo visto un po' di episodi, un po' di incidenti da tutto il mondo. E vi rimando alla prossima settimana con il prossimo Doppia Frizione Reaction. Ricordandovi che Doppia Frizione News non ci sarà più. Però, questo sabato io e mio amico, e altri sei mi sembra, siamo andati. Sì, eravamo in otto. Siamo andati a registrare una gara di Doppia Frizione contro tutti. E niente, arriverà verso fine settimana. Buona continuazione!